Amici sportivi, appassionati di calcio a 5, la più cordiale buonasera dal Pala Lavinium di Pomezia. Per l'appuntamento con il calcio giocato, massimo campionato regionale di Serie C1, si affrontano qui al Pala Lavinium la formazione dello United Pomezia di Alessio Caporaletti e lo Sporting Hornets Roma. La voce che vi giunge dalla Pala Lavinium è quella di Daniele Porcelli, coordinato dalle riprese esterne di Matteo Troia per questo appuntamento. La terza giornata di ritorno, tutto pronto da parte dei due direttori di gara, sta per partire il semaforo verde proprio in questi istanti. Marziale la mette in mezzo, si gira stoccata, scivola e poi brivido con Mugnaini, però presente De Lillo alla battuta del calcio d'angolo, all'indietro per stoccata, il tiro dalla distanza, palla che finisce fuori. Si tratta di Konov, De Simoni fa tutto da solo, se ne va, semina il panico tra due, poi va a calciare la chiusura tempestiva di De Gregorio. Troiano si accentra, Konov, De Simoni lascia correre gli arbitri, non c'è fallo, dire ancora De Simoni, si accentra, va il tiro, Apollonio va via, recupera subito United Pomezia con De Simoni, Armenia e poi Mrak spreca in malo modo. C'è Niccola, Pestana si fa portare via il pallone da Filipponi, ancora all'indietro per Armenia, c'è Niccola, va via molto bene, ha stoccato la palla messa a mezzo, arriva Galante in chiusura al calcio d'angolo, il primo al volo Pestana, Pochesci, ancora Galante, carica il tiro, respinge Mugnaini, Armenia con il petto, poi mette giù, poi si fa portare via il pallone da Pochesci che se ne va, c'è lo scambio, ancora Mugnaini e poi però sulla rasoiata di stoccata De Simoni a sinistra, se ne va, mette in mezzo, palla allontanata dalla difesa dello Sporting Hornets. De Lillo, ancora Mugnaini in due interventi, Filippone, Di Gregorio, Mugnaini, calcio di rigore e se ne incarica della battuta Galante, parte Galante e c'è raddoppio dello Sporting Hornets, 2-0. Filipponi, palla che vertiginosamente, grossa ingenuità di Mugnaini che va incontro al pallone, addomestica il pallone, Konov glielo porta via, De Simoni, Konov fuori, nulla, corregge per Ottaviani, subito per Di Gregorio, ci mette una mano Pestana, si è visto poco finora, prova dalla distanza, Apollonio non trattiene, ancora De Simoni, nulla da fare, De Simoni e poi la possibilità con Armenia, non arriva il taglio deciso, non passa, c'è Ottaviani, Konov, Armenia la rimette in corsa con questo diagonale che brucia Apollonio, c'è Konov ancora in mezzo per Armenia, ma ciocca Galante al volo, c'è Mugnaini però, Armenia, De Simoni con Konov, Mrak la mette fuori sulla ribattuta, Filipponi la palla in mezzo con Armenia che colpisce, c'è la deviazione, ancora Pulvirenti a destra, va al centro per De Simoni, scambia la palla che torna a De Simoni, la palla in mezzo poi allontanata dalla difesa, De Simoni per De Cicco, De Simoni la torcia ancora lui, De Simoni e lo United Pomezia
è ancora vivo, a meno uno adesso si porta con questo gol del capitano De Simoni. Ancora De Simoni, va via però invece Galante con il pallone e Mugnaini lo aiuta. Konov, De Simoni la mette in mezzo con Konov che va a schiacciare di testa. Konov, ancora Konov in mezzo per De Simoni. Poco il retropassaggio, stava per essere un'autorete. De Simoni all'indietro, il tiro del piattone di Armenia. De Simoni, lo spiraglio, interviene invece e poi il palo del Sporting Hornets sulla fiondata. E ancora lo Sporting Hornets con Filipponi che fallisce. Stoccata, protegge palla, De Simoni prova ad andargliela a strappare dai piedi letteralmente. Ancora Filipponi ed è il gol di Stoccata e la riporta più 2. Arriva invece Armenia, prima di Stoccata Pollonio ci mette le mani. De Simoni in mezzo poi a Pollonio, la intercetta il rapido De Simoni all'indietro, in mezzo con De Cicco, Pulvirenti e esce a Pollonio. De Simoni prova proprio sul filo della campana ma non c'è più tempo. Lo United battuta ancora in campionato e questa volta lo Sporting Hornets la ferma. 4-2 il risultato finale.